incredibile. Oh, sentiamo una scimmia. No, a caso secondo te? A caso secondo l'unico te, argomento caso, di sua competenza è il tradimento. L'unico argomento di sua vera competenza sono le demone, donne. Demone, dimmi che c'è, Demone, che c'è, Demone? Ciao Crux, come state? Non ciao, sbroccare, non sbroccare, che è successo? Buonasera. No, volevo dire, praticamente ha ragione in parte Feltri a quello che ha detto, cioè noi stiamo rischiando la terza guerra nucleare perché la terza guerra mondiale, perché Zelensky non si vuole arrendere la Russia, capito? È l'altra opinione di una persona, no, la mia opinione è di un matto, ma tanto è lecito che abbia le mie opinioni. Ma è Demone Scimmia, bastardo. Ma sì, perché? No, ma per carità, adesso abbiamo anche la geopolitica raccontata da una persona che è conclamata come un disturbato. Comunque va bene, a me va bene tutto ormai, va bene, sì, per sua stessa missione, no? Non dico io, mi dispiace. Ma sì, Parenzo, se fossimo tutti come te, il mondo sarebbe un disastro, capito? Ah, certo, questo può essere. Ci sarebbe la mattanza per le strade, come sta facendo questo porco di Zelensky, che ha messo pure la legge marziale per chi non vuole combattere, hai capito? Ci sono le persone che saltano in aria perché questo porco vedi che Russia. Vedi che ti stai esaltando troppo, mi sembra che sei un po' troppo putiniano, caro Demone, come mai? No, fermo. Com'è che ha avuto questa deriva putiniana il signor Demone Scimmia? Come mai? Spiega. Ci aggiungo anche. Fermo là. Ci aggiungo anche cosa? Cosa stai aggiungendo? Sbroccare. Ma cosa ha? Cosa? Fermo là. Fermo. Non ha preso le pastiglie. E adesso dove vanno? A destra.